cari amici della mia vita spaziale, oggi parliamo di un tema un po' leggero, cioè parliamo di acqua. E visto che c'è caldo, ci sono delle bellissime app che ci aiutano a tenere idratato il nostro corpo. Lo vediamo dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Bene bene, allora parliamo di acqua, perché l'acqua è fondamentale per la nostra vita. Noi non possiamo vivere senza acqua, possiamo non mangiare per 2 o 3 giorni, ma se per 1 o 2 giorni noi non beviamo, moriamo, perché il metabolismo della nostra esistenza richiede l'acqua. Almeno 350 ml al giorno vengono consumati solo proprio per il nostro metabolismo. E quindi pensate, soprattutto quando c'è caldo ci viene più sete, ma anche d'inverno quando c'è freddo noi comunque dobbiamo bere tanto. Io sono uno, per esempio, che si dimentica di bere o beve solamente durante i pasti. Ecco, ci sono delle app, e qui la tecnologia ci viene in soccorso, che ci aiutano a ricordarci qual è il momento migliore per bere nella nostra vita. In modo particolare sul mio iPhone c'è una cartella che io ho chiamato Salute, dentro la quale ci sono una serie di app, alcune ve le racconterò nelle prossime edizioni della mia vita spaziale, ma oggi voglio parlarvi di una in particolare che si chiama Waterminder. Questa applicazione è molto semplice, perché essenzialmente ci fa mettere qualche dato essenziale alla nostra vita, alla nostra altezza, al nostro peso, e calcola automaticamente quanti bicchieri d'acqua o bottigliette d'acqua noi dobbiamo bere durante la nostra giornata, e quindi ce lo ricorda, perché ogni volta che noi fissiamo degli appuntamenti specifici durante la giornata, oppure in qualche momento in cui l'app si accorge che è tanto tempo che non beviamo, tan viene fuori la notifica che ci ricorda di bere o 250 ml, cioè l'equivalente di un bicchiere di acqua, o 350, un bicchiere un po' più grande, oppure 500 ml di acqua, cioè un'intera bottiglia. C'è l'immagine della nostra persona che pian pianino viene riempita, come fosse un grande contenitore, di quest'acqua. Voi direte, ma che sciocchezza, può un'app condizionare così tanto la nostra vita da indurci a bere? Ebbene, sono delle app che ci aiutano nel momento in cui abbiamo bisogno di guadagnare una nuova buona abitudine, perché altrimenti ce lo dimentichiamo, ci facciamo 1000 propositi, diciamo sì, devo bere, poi passano le giornate e abbiamo bevuto magari pochissimo. Pensate che una persona adulta dovrebbe bere da 1,5 litri a 2,5 litri di acqua al giorno. Se io guardo nella mia giornata, se non me lo ricorda qualcuno, se non mi sveglio io e mi impongo di bere, certamente io non bevo nemmeno 1,5 litri di acqua. Perché a tavola magari si beve qualche bicchiere, poi durante la giornata si corre, si suda, ci si dimentica e alla fine siamo veramente poco idratati. Bene, un consiglio che posso darvi è quello di bere sempre al mattino a digiuno 1 o 2 bicchieri d'acqua a temperatura ambiente. Questo depura l'organismo, stimola la nostra bella attività diuretica dei reni dopo la pausa notturna e partiamo alla grande. E il secondo consiglio che voglio darvi è quello di bere sempre lontano dai pasti e non aspettare che sia la tua sete a farti bere. Per questo abbiamo bisogno di questa semplice app che ha la funzione di farci entrare dentro un'abitudine, e poi quando avremo assunto questa abitudine non avremo più bisogno dell'app. Posso dirvi anche che mi viene in grande soccorso le statistiche che l'app ci propone, perché ti fa capire quanto hai bevuto oggi, quanto hai bevuto ieri, qual è il tuo trend, se è un momento in cui ti ricordi spesso oppure no. E voi direte, come facciamo a ricordarci di bere? Allora, se uno tiene sempre con sé il cellulare, lo smartphone con la notifica ti ricorda che devi bere in maniera discreta questo bicchiere d'acqua.
ma per me è di molto giovamento, di molto aiuto il mio Watch, Apple Watch, perché la notifica mi viene proprio sull'orologio, fa un piccolo ticchettio sul mio polso, mi segnala che è l'ora di bere, io guardo come guardassi l'ora, vedo il bicchierino di acqua che vibra tutto e dice bevi, bevi, devi avere sete, e quindi in quel momento mi alzo e vado in cucina a prendere il mio buon bicchiere d'acqua. Ecco, vedete come la tecnologia può aiutarci a farci entrare dentro queste dinamiche che fanno bene anche per il nostro corpo, e tutta la sperimentazione anche dei nuovi smartphone. Guardavo oggi quello nuovo, l'8 di Samsung, hanno dentro milioni di sensori che ci aiutano proprio a vivere anche in maniera più sana la nostra vita. Ci misurano la pressione, ci misurano il battito cardiaco, ci misurano la glicemia e tutte queste cose. Anche il watch che porto al polso mio mi aiuta in tutto questo. Beh, oggi il tema era proprio leggero, leggero come l'acqua, però vedete che sono piccole app che possono rendere la nostra vita sempre migliore, sempre più spaziale. Voglio ringraziare ancora una volta quelli che stanno diffondendo questo podcast sui social di loro competenza, Facebook, Twitter, Instagram, perché tutto questo aiuta sempre più persone ad avere una vita sempre più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli.